Wahekuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 Magnum. Iniziamo con una scena. Attenzione, questo non è comparso nello scorso episodio, perché nello scorso episodio abbiamo visto la famiglia Bundori al completo, tranne il maggiordomo. Ecco, ora sta appunto elencando i componenti della famiglia, sta dicendo: oh signorina, padrone, padrona. Insomma, dove saranno finiti? Cosa stanno facendo? Perché non tornano ancora? Guardalo com'è triste. Ehi Gustav, sono sano e salvo. È tanto. Quindi il maggiordomo si chiama Gustav. Oh, meno male, il signorino tanto sta bene. Ora è con noi, con i Busters. Che sembra quasi un'altra parola, Busters, però, insomma. Per caso quello fa parte della famiglia Bundori? No, lui è il nostro maggiordomo. Eh già, tipo, sì, tipo te, Whisper, solo che lui credo sia più efficiente. Quindi, secondo te, tanto combattere con i Busters ti aiuterà a ritrovare i tuoi genitori? Sì, in effetti è quello che avevamo in mente. Ok, ci sta dicendo che lui all'inizio non era proprio il maggiordomo di questa banda di ladri. Ad ogni modo, adesso vi riassumo tutto quello che dice Gustav in parole molto più semplici e senza starvi a leggere tutto quello che ho dovuto tradurre. In poche parole, cosa succede? Lui ci dice che in passato lavorava come maggiordomo quando era ancora in vita per Kathleen, ovvero Kanaendes che abbiamo visto nello scorso episodio. In realtà Kanaendes è la mamma di tutta quanta la famiglia Bundori ed era una principessa quando era un essere umano, quando era in vita. Gustav ovviamente la serviva come maggiordomo già a quel tempo, però il padre di questa principessa, il re, gli riusciva difficile con l'avanzare degli anni controllare il suo regno, quindi cosa fece? Liberò questo malvagio yokai Kanaendes, che si è appunto impossessato di Kathleen, e questo malvagio yokai ha portato alla rovina il regno dove Kathleen viveva come principessa. Cos'è successo però? Questo Kanaendes è avido, è uno yokai, è uno spirito molto avido e ha portato appunto alla rovina il regno data la sua avidità, e sta facendo lo stesso ora che si è impossessato di Kathleen. Inoltre sembra quasi che Kathleen si sia sacrificata facendosi dando il suo corpo appunto in pasto a Kanaendes per evitare che questa avidità, che l'avidità di questo yokai distruggesse tutto quanto il mondo e che non possa arrecare altro danno una volta che verrà liberato Bambaraya dal suo sonno, perché se vi ricordate Bambaraya dà il potere di esprimere un desiderio. Immaginate un po' qual è il desiderio di Kanaendes se non portare distruzione al mondo intero. Per ulteriori informazioni potete chiedere direttamente alla famiglia. Oh, capisco. Comunque cerchiamo la famiglia di Tanto il prima possibile. Al lavoro, ragazzi! Bene, si inizia! Oh, che ho trovato nella slot Kai! Questo sarebbe andato nel video delle slottate e ci sarà. Ma ragazzi, ho trovato l'oggetto da fusione per Koma-san! Subito! Cavoli! Ok, non lo faccio evolvere in questo episodio e non so neanche se lo farò mai evolvere. Dipende dipende cosa impara con l'evoluzione. Quindi, per questo episodio me lo tengo così, anche se... E poi dopo, nel prossimo, con calma, mi vedo se effettivamente può diventare qualcosa di bello, insomma, di efficiente per la squadra. Oh, lui in realtà è il boss! Cavoli! E poi c'è lei qui. Va bene, la farò un'altra volta. Ora, allora, per questo episodio rimetto Koros al posto di Overnian. E ci sarà tempo per utilizzare sia Overnian che Koros in squadra. Perché guardate un po' che c'è. C'è il Poliministro. Però la forma trasformata. Andiamo. ウィス。来てきた。おお。来たデビス。
Yatsuna! Victorian! Wow, non mi aspettavo di salire. Non mi aspettavo neanche di rivedere quel posto. Molto bene, ragazzi. Voi direte, ma perché non togli Necolumbus e ti fai tutto quanto il labirinto? Io potrei farlo, ma ragazzi, è una chiavica. Davvero, ragazzi, il labirinto a trovare le scale è davvero lunga. Amico Conte Zapula, vai. Fatti sotto, Poli Ministro dei miei stivali. Ok, a lui gli facciamo sempre male. Il che è una buona cosa. Wow. Facci piano però, eh. Eccolo. Bene. Grazie Koma-san, grande. Oh, eccolo che corre. Oh, si è trasformato. C'è la mina! C'è la mina, levatevi! Che cos'era? Aiuto! Bene. Da qui dovremmo fargli male. Bene. Non l'ho preso mai? Perché non l'ho preso? Attenzione ragazzi, lì fa male. Bene, andato. Dura, dura, non troppo, ma dura. Un oggetto perdu. Bene, là. Insomma, è stata tostina, devo ammetterlo. Non male davvero, Poli Ministro. Non male davvero. Oh, di già? Bene, anche qui vi faccio una spiegazione piuttosto veloce. Cos'è successo? Lei sta dicendo che si è persa i figli. E penso che per figli intenda sia Bundori e Kirene Spatto che suo figlio, appunto, Gowin. Penso che se li sia persi tutti, dato che ha detto che stavano esplorando un labirinto quando a un certo punto hanno visto un essere che ha emanato una luce abbagliante e poi tutti erano scomparsi, tranne lei. Quindi, chi poteva essere quello yokai? Beh, io penso che fosse proprio Kana Endes, anche se abbiamo visto che ha preso il controllo, insomma, di Catelyn, anche se Catelyn si è mezza sacrificata per cercare di fermare l'abilità di quello yokai. Ha parlato anche con Tanto, che gli ha detto, come mai sei con i Busters, cosa è successo? Siamo qui in esplorazione a cercare la famiglia e poi gli ha raccontato questa storia. Inoltre, c'è anche stata una specie di scenetta divertente con lei che diceva di aver letto il diario di Tanto, che appunto Tanto voleva diventare un pirata come Billy e ha detto che comunque sia non voleva appunto offenderlo o deriderlo, ma lei è contenta che appunto Tanto, il più piccolo della famiglia, abbia delle ambizioni così nobili, insomma, diventare qualcuno nella vita. Ci ho capito poco. Però va bene anche così. Aha. Ribbon. Oh, lui è quello che c'ha da Escariba. È quello che c'ha la spada da Escariba. Che è uno yokai a parte. Accidenti, affrontiamo anche lui. Sesto carico, ragazzi. Sesto carico. Comunque sì, dopo questo boss ci fermiamo perché purtroppo sono costretto a farlo in due parti questo episodio, questo capitolo. Oh, ci siamo. Vediamo un po'. Ah no!
Mi sono sbagliato completamente. Non è lui. Ero convintissimo che fosse lui. Vai. Energimax finale. E niente, proprio getti per due. Manco a pagarlo oro, eh. Ha sconfitto però Koros. Tanto di cappello. Però ero convinto che fosse lui. Mi ha confuso la faccia. Perché la faccia di quello letto è totalmente energia pura. Non era quella ora che ci penso. Mi sono sbagliatissimo. Vabbè, oh, capita. Ah, bene. Allora, Kuji, vediamo un attimino chi c'è come prossimo boss e poi ci fermiamo. Ah, per questo video è tutto. Oggi purtroppo va così. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che trovate pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.